Questa serie di protocolli avanzati per la rimozione del dolore è composta da 12 video. In ogni video a sinistra e a destra è illustrato lo stesso meridiano sui due lati del corpo. I meridiani sono simmetrici. Nella parte centrale di ogni videata c'è un ingrandimento dei percorsi interni del meridiano. Infatti, i meridiani hanno sia percorsi superficiali con punti di agopuntura che vanno trattati e dei percorsi interni molto profondi che non possono essere raggiunti con gli aghi, ma con i cerotti sì. Si presentano due strade per cercare di eliminare il dolore se non avete avuto risultati con gli altri metodi base. Allora, la prima è se avete un dolore in un punto del percorso interno, quello tratteggiato, di un meridiano, mettete un ice marrone sul punto di dolore e un ice bianco oppure un ion, un carnosina o un glutatione su un punto della parte superficiale del meridiano, quella non tratteggiata. La seconda strada, mettete un ice marrone sul primo punto del meridiano e un ice bianco, un ion, un carnosina o un glutatione sull'ultimo punto del meridiano. Sto parlando di punti visibili. Ultima cosa, al posto dell'ice bianco può essere appunto utilizzato o un ion, o un glutatione, o un carnosina. Questo perché hanno funzioni diverse. Il glutatione e l'ion sono dei forti disinfiammatori a livello generale e l'ion in particolar modo nervoso. Il carnosina ripristina il buon funzionamento degli organi dei meridiani. Fate delle prove e vedrete che otterrete degli ottimi risultati.